ben ritrovato a Daniele Stival, dirigente regionale per quanto concerne il Fare, movimento che fa capo al sindaco di Flavio Tosi. Buonasera Stival. Buonasera a voi, buonasera ai telespettatori. Parleremo di questa azienda zero, parleremo di sanità, insomma, perché c'è da capire anche quale sarà il futuro, dei cittadini relativamente a questo tema dell'azienda zero, molto discusso in consiglio regionale, ma non tralasceremo ovviamente le vicende locali, soprattutto quelle del Porto Gruarese. Secondo lei l'azienda zero può funzionare oppure no? È così che si diminuiscono i costi? Ma guardi, ieri la maggioranza è scoppiata proprio su questo, perché in commissione questo oggetto non identificato o non identificabile, che si chiama azienda zero proposto da Zaia, è un soggetto che non si sa cosa vorrebbe fare. Cioè, è chiaro politicamente, lui vuole snaturare il consiglio regionale, togliere la programmazione, togliere il controllo e quindi fare un'azienda o un'agenzia a sua totale discrezione nella gestione della sanità, che non può essere, perché la salute è un bene primario ed è un bene di tutti. Lo stanno mascherando come abbattimento costi. Anche lì c'è uno studio uscito oggi, guarda caso, da Ca' Foscari, quindi università soggetto terzo, che dice chiaramente che il modello che ha presentato non porterà nessun risparmio. E allora tutti i risparmi che decantano da questa soluzione potranno essere solo ottenibili attraverso il taglio dei servizi. D'altronde è ciò che stanno facendo anche nel nostro territorio. Vedi l'ospedale di Portoguaro come lo stanno velocemente, direi anche indebolendo, per togliere di fatto servizi ai cittadini. Quindi trovarci in un territorio dove dalla sanità al tribunale e ad altre cose se ne vanno, credo che forse sia ora di pensare se ne vale la pena di essere ancora guidati da un'amministrazione di questo tipo. Senta, come commenta questa novità relativamente a cardiologia a Porto Gruaro? Cioè l'ospedale dell'Emene diventa un po' il punto di riferimento della telecardiologia per tutto il Veneto orientale. Emergenze però sanno una di piave. Ma guardi, sono quelle cose che la programmazione, ahimè, abbiamo dovuto, se così si può dire, subire il diktat del Presidente nella scorsa legislatura, e adesso cominciano ad attuarla. Avevamo tentato di fare una serie di operazioni di modifica con la scheda sul portoguarese che era arrivata in commissione, ma abbiamo visto che non ci sono santi in paradiso, come si dice. Qualcuno diceva che avrebbe risolto i problemi, lo abbiamo lasciato fare e ahimè il risultato è stato questo. Credo che tutte le tecnologie che verranno portate sul territorio ben vengano da una parte, ma dall'altra il presidio di prima battuta nel territorio è fondamentale, altrimenti credo che arrivare a San Donà con 20-30 minuti di ritardo rispetto a un problema cardiovascolare, credo che sarà assai dura per un risultato positivo. Per cui credo che poi uno di Fossalta di Portoguaro, come uno di Promaggiore, credo che sia più veloce ad andare o alla Tisana o a San Vito o a Pordenone che recarsi in una punto di domanda che sta diventando Portoguaro, oppure appunto nel tanto lontano che è San Donà di Piave. Grazie a Daniele Stival, dirigente regionale per Fare.